Noi abbiamo già proposto la casa settimana scorsa, ieri poi abbiamo trovato l'accordo, abbiamo provveduto a mettere il gasolio e a fare le opere di pulizia in modo tale che il posto possa funzionare e dare, diciamo, ospitalità a queste persone. Quali sono i termini e le condizioni di questa cessione? I termini sono molto semplici, noi mettiamo a disposizione gratuitamente l'immobile così com'è e loro devono provvedere alla sicurezza, all'igiene e alla messa e alla funzionalità dello spazio. Alcuni malpensanti prendono questo accordo come una sorta di spinta che magari Benco vuole fare tramite la provincia per riuscire poi a poter fare il suo progetto di megastore. È una cosa fondata o assolutamente no? Assolutamente no, perché la filosofia del gruppo è aiutare le persone che hanno concretamente bisogno, e se aiuti deve farlo subito e non dopo, perché l'aiuto non serve a nulla. Nel caso che entro un anno, se non erro questo è il termine in cui deve essere liberato, la situazione sia ancora critica, si può pensare a un'eventuale proroga oppure lo stabile dovrà essere liberato? No, allora noi abbiamo le condizioni che la messa a disposizione è da 8 a 12 mesi, in modo tale che nel frattempo la provincia e il comune abbia la possibilità di trovare delle soluzioni più definitive. È comunque una soluzione temporanea.